via a prendere l'oggetto maledetto tutti quanti. No, no. Allora, lo sapevo. No, facciamo tregua qua, dai, facciamo tregua. Tregua, va bene. Allora, io vado a destra e poi salgo sopra. Ma no! Ma sta qua all'ingresso! Come sta qua all'ingresso? È comparso qua all'ingresso, qua! È fantasma? Sì! Cioè, l'MF mi suona a 4 qui. Cioè, è la prima volta che mi capita... Ma che... Ma che succede? Ma qualcuno sta usando... No, sei un bastardo! Sei un bastardo! Grazie! Così la mettiamo... È morto? Così la finiamo. Cosa è successo? No! No, dai! Da, ma non tu proprio! Ma no, dai! Guarda, sei proprio cattivo! Perché quando facciamo i cazzoni noi deve sempre venirci di mezzo, Daphne? Mannaggia. Comunque sta infestando. Avvisami l'ingresso. Avvisami. Oh. Che mi sposto. Mi fa male la faccia. Sono veramente allibito. Anch'io, incredibile. Perché siamo qua sull'uscio? Chissà perché. Gli hai girate tu le carte. Ma il signor Dry dov'è? Ma sta cacciando, no? No, no, ma che caccia? No, no. Tra un po' ci caccia fuori da scuola. Comunque c'è la sfera di luce. Ok, vedi? Questo è già qualcosa. Ma sempre vicino all'ingresso o è comparso lì perché qualcuno girava le carte? No, no, no. È apparso lì perché doveva apparire lì. MF5 pure forse? Anche perché io non ero lì quando stavo girando le carte. Quindi va bene. E scusa. No, tranquilla. Dicevo, questo può essere MF5 o... Potrebbe essere MF5, sì. Quindi Obake e Raiju? Sì. Allora, aspetta. Abbiamo la sfera. Vabbè, no, non la metto ancora. La sfera è vero perché potrebbe essere il Mimo. No, con l'MF5 non c'è il Mimo. Ah, quindi potrebbe essere vero. Allora, io ho sentito anche un telefono suonare. Ciao, Scorpion. Io ne approfitto per prendere l'acqua, allora, visto che sono morta indegnamente. Scusa, ma ti è partita la caccia con le carte? No. No, sì, Death sì, è sì. Uscita, quindi sì. Ah, il contatore è anche... Avete già fatto la foto al cannolicchio? No. Ok, faccio io. Ero impegnato a fare altro. La sfera dove l'avete vista? È qua. Qua dentro. Ah, attenzione. Quindi anche lontana rispetto... Ok. E la porta è chiusa? Oh, ho sentito un rumore. Dove sei? Quanti anni hai? Dove sei? Quanti anni hai? Uwei, Spirit! Quindi non può essere... Spirit? Non può essere MF, mi sa. C'è ancora il Mimo. È il Mimo. Andale. Dammi un segno. No, no, ci sono sempre quelle. Dammi un segno. MF non può essere, abbiamo detto. E quindi a posto. C'è anche l'osso qui. Abbiamo trovato l'osso, oddio. O meglio. MF4. No, fatemi riflettere un secondo. Noi abbiamo sicuro la Spirit. Poi c'è una sfera che potrebbe essere o il Mimo. O se non il Mimo, Merry, Yokai o Dorio. Rieccomi.
Ciao Daphne, come stai? Tutto bene? Ma un po' fredda. Copriti perché la sera adesso inizia a far freschino. Guarda, perché si tiene in fondo? No, io sono fuori, sto andando un attimo al camion a riflettere sul mio futuro. Io sto cercando il contatore, che dove, se non è giù dovrebbe essere sopra. No, questo è il bagno. Questo è il bagno. Ho acceso il contatore. Come sanità, come siamo messi? 44 totale. Aia. Vado Urge pillola. col sale. La partita di Phasmo più veloce, no, più difficile di tutta la tua carriera da costante virtuale. La più difficile. Non me ne ricordo una in particolare, ma mi ricordo averne caricate diverse su YouTube. Vabbè, dai, no, la più difficile sappiamo tutti qual è. Quale? Quella con l'uomo nudo. Ah, il molestatore. Beh, in effetti è stata una lunga serie di eventi. Quella con il molestatore. L'ombre. Difficile per le risate più che altro perché mi sono capitate le chiappe davanti a un certo punto. Schifo. La Nightmare quando ti abbiamo bannato tutto. Ma in realtà non mi ricordo Nightmare particolarmente difficile anche con i ban. Anzi, sono sempre andate di fortuna forse. Non ci passa più, eh. Ma fatemi vedere se c'è ancora la sfera qui. Luce. Grazie. Ecco. C'è ancora la sfera, sì. E il mimo si fa interessante come possibilità qui. Però dovrebbe congelare, cosa che non fa. E lasciare le impronte. Ehi, dai, dove sei? Bel Dov'è? profilo qua. Ah. Fatto? Mannaggia. Ma scusa, ma c'era il sale lì. Eccolo lì. Sale. Via. No, caccia! Non è nudo, ma è brutto comunque. È velocissimo. Cacchio, e ce l'ho con me. Sì, è velocissimo. No, ce l'ha con No, ce l'ha Drive. con me. Muoio. L'ha preso. Ciao. Che peccato. Ah. Quanto mi dispiace. Lo so, Ains, lo so che ti dispiace. No, Paul, non puoi infestare tutta la casa. Infesta sempre solo una stanza unica, ma può girare in tutte le stanze adiacenti. Il che significa che se una stanza è al centro rispetto ad altre e le ha tutte intorno, il fantasma può girare in tutte le stanze che confinano con quella. Anche se non c'è la porta. Se non c'è la porta, ma ci sono solo due muri, il fantasma fa tutto il giro della casa e arriva dall'altra parte. Quindi, era Sì. velocissimo Sì. e non abbiamo fantasmi Con veloci a disposizione. la corsa non riuscivo a stargli dietro. Lo spettro non è, perché ha lasciato le impronte. Non abbiamo fantasmi veloci. Tra le possibilità. Potrebbe essere un MER al buio. Sembrava più velocino al buio, perché almeno quando me lo sono sentito Beh, ma il dietro. MER non è più veloce al Lo buio, so che non è caccia solo prima. velocemente.
È l'unico che mi fa venire in mente un qualcosa più che altro, più al buio. Più che altro il fantasma a superarlo. Il fantasma ma ripreso. Ha una velocità base, cioè tutti i fantasmi hanno una velocità base che è incrementale in base al tempo di inseguimento. Quindi potrebbe essere che magari si è fatto tutto il corridoio in linea visiva con qualcuno e ha acquisito velocità, può essere. Può essere. Poi se si interrompe l'inseguimento spezzando la linea visiva torna lento, però di base tutti i fantasmi diventano più veloci man mano che l'inseguimento avanza. È un po' come Dead by Daylight, no? Che se rimani in inseguimento col Survivor diventi più veloce man mano che insegui. Quando ha girato l'angolo, il signor Dry ce l'aveva già dietro. Quindi non l'ha mai interrotto la linea. Sì, il fatto è, se vogliamo considerare la sfera di luce come giusta... Non cambia molto in realtà. Abbiamo Mario Kai Onryo. Libro per il me, la temperatura di congelamento, impronte digitali non può essere nessuno, dot yokai, mf non può essere nessuno, se la sfera di luce è questa. Se invece la sfera di luce è finta, è per forza quella del Mimo. Mary, yokai, Oreo o Mimo? Vado con l'incenso. Abbiamo... Noi non avevamo l'MF a 5, mi sbaglio? No, non l'ho mai visto a 5, solo sul monitor. Sul grafico. Ah, ok. Allora facciamo così, ti sto attaccato al pantalone. Sì, ci manca un libro, se vuoi prenderlo, perché li abbiamo tutti e due fuori. Allora, ho preso l'incenso, allora a questo punto poso l'incenso e... Ok. Anzi, ne porto uno di supporto che ti passo. Ok. Ah, però non ho preso la torcia. Prendo questo, prendo quello. E che cacchio? Ah, no, l'incenso manco lo posso portare. Che per sicurezza mi controllo col termometro, però. Ok. Quanto la cuotano la caccia? Sta facendo cose comunque di continuo, perché sentivo gli MF. Sentivo pure io. Quindi è lì. Ce n'è uno là. Permesso. Allora lo lascio qua sopra. Ok. 4 e 9, no, 3 e 2. Joseph, dacci un segno. 1 e 1, attenzione. 0 e 7, attenzione. Crocifisso che è bruciato. Scendi, no, è risalito di nuovo poi a... Ehi! Là nell'angolino. Ma è caccia? Sì, caccia, sì. Caccia. No, non sta cacciando, tranquillo. Ah, ok, allora gli vado proprio incontro, allora. Aspetta. Vai. Mazza, ma è velocissimo. Capisco che li vede, ma per la miseria. Niente, guardalo. Mi sono incastrato. Sentito profumo di Enzo, mi sa, sì. Profumo di Enzo. Ah, guardalo qui sotto. Si è girato alle spalle di Red. Ma veramente un centimetro dalle tue spalle si è girato. Dai, Enzo, mi dispiace. L'unico sopravvissuto abbandona questa location. Ho vinto il free for all, non ci posso credere. Vittoria reale. Vittoria secondo me reale. Perché non c'è Ken? No. Allora facciamo così, Mimo e via. Tu sei per il Mimo? Sì. Io me la sento con lo yokai, va. lo butto così. Secondo me mimava un Revenant. No, ma completamente per la disperazione. Era un man invece, visto? No! Che fantasma di mer!